Dalla tragedia di Gaza, le suore del Verbo Incarnato raccontano la propria esperienza durante i bombardamenti. Un convento francescano nel nord della Siria è stato distrutto da un missile, la testimonianza del custode di Terra Santa appena rientrato dal paese. A Gerusalemme una preghiera ecumenica per la pace con il patriarca emerito Sabah. Famiglia e diritto al centro della terza conferenza del Tribunale Ecclesiastico Latino di Gerusalemme e Nazareth. La Chiesa d'Oriente ha celebrato domenica 20 luglio il Santo Profeta Elia in Saint-Charbel, centinaia di pellegrini ad Haifa e Isfia.